Verso un nuovo contratto di servizio in pochi giorni e la soluzione proposta dai sindacati e comune per salvare la partecipata Crea che si occupa di rifiuti e polizia della città di Crotone. C'è il rischio che la stessa possa essere liquidata e si è avviato un tavolo nei giorni scorsi per ovviare alle soluzioni. La discussione è entrata anche in Consiglio Comunale. Verso un nuovo contratto di servizio è emerso negli ultimi tavoli tecnici, ma cosa bisogna fare adesso? Ora, mm... Per quanto ne so, ancora siamo lontani dalla stipula di un contratto di servizio. E bisogna prendere atto che le parti sono ancora molto distanti. C'è il presidente di Acrea, il presidente del consiglio di amministrazione, dottore Padula, che ha inviato stamattina una nota al comune di Crotone diffidandolo al pagamento di quelli che sono i crediti maturati dalla, dalla società. E quindi significa che allo Stato c'è una sorta di scontro. Fra CDA e anche Comune di Crotone, perché chiaramente sono soldi che Accrea ha maturato per prestazioni di servizi che ha reso e quindi avanza eh, diverse somme di denaro. Il contratto di servizio deve essere parametrato chiaramente a quelle che sono le esigenze del Comune di, di Crotone. C'è un piano CONAI che il Sindaco ha approvato, eh, mi pare ad aprile del, no, a, no a novembre del 2022, un piano del CONAI che ha approvato, il quale eh, stabilisce un costo del servizio pari a circa 5 milioni per la raccolta differenziata, 5, ,5 milioni e 5 e poi completandolo con gli altri servizi si arriva a 9 milioni. Approvato dal Consiglio di amministrazione di Acrea è da questo che si deve partire. È chiaro che offrire 6 milioni e 7 come è stato sostenuto in Consiglio Comunale ehm, siamo quindi distanti a una cifra congura eh, Io le chiedo ma eh, qual è il futuro di Acrea detto in termini concreti? Il 2024 è vicino? Allora, innanzitutto c'è una segnalazione del Collegio dei sindaci di Acrea con cui si invitava il Presidente ad avviare quanto prima la procedura per la composizione negoziata. Avrebbe dovuto rispondere entro luglio del 2023, dire quali sarebbero stati i piani di risanamento di un'azienda che era in grave situazione di crisi economica e finanziaria. Non lo ha fatto. A questo punto, secondo noi, secondo i sottoscrittori della, della richiesta di convocazione di questo Consiglio, l'unica via è quella di eh, nominare un esperto ai sensi del codice della crisi delle imprese. Che andando ad affiancare l'organo amministrativo eh, dà la possibilità appunto di un risanamento, di elaborare un piano di risanamento e di rilancio dell'azienda.